Ciao, sono 3 mesi che non ci vediamo. Sono stati 3 mesi in cui sono riuscito per la prima volta nella mia vita a staccare. E avendo sempre lavorato negli ultimi 10 anni è stata la mia prima vacanza. Poi ho lavorato anche in Giappone. Però ho veramente staccato per la prima volta e grazie a questo sono riuscito a riconnettermi con me stesso o a connettermi per la prima volta. Quindi ho capito molte cose. Tra queste che mi trasferirò in Giappone e poi nel prossimo video vi spiegherò meglio tutto quanto, come ho intenzione di fare. Intanto oggi vi lascio al tour della casa in cui siamo stati in Giappone. Ecco, questo è come appare da fuori il residence guest house in cui siamo. Entriamo. Prego. Allora. Ingresso. Qua abbiamo il luogo in cui ci si toglie le scarpe. Abbiamo anche questo comodo strumento per farlo. Porta ombrelli. E uno specchio, l'uscita. Andiamo di qua. Questa è una porta molto magica. Aprendola abbiamo uno scompartimento in cui si può mettere valigie, scarpe e qua tutti i documenti relativi, condizionatori e cose varie. Chiudiamo. Puoi metterti un po' più distante. Prego, prego, continuiamo pure con il tour. E questa da qui abbiamo praticamente quella che è la visione di tutta la casa. Sembra molto lunga, in realtà lo è, appunto sono 36 metri quadri, quindi si sentono tutti. Diciamo che per essere una casa in Giappone, tra l'altro casa mia sarebbero 40 metri quadri, quindi 4 metri quadri in più di questa. E è come stare a casa ormai per me. E qua abbiamo la prima porta, la chiudo per far vedere. Ora la apro. Ecco qui, e abbiamo il bagno. Bagno giapponese che è costituito come ogni bagno giapponese con la zona doccia e la zona che ora andremo a mostrare sempre su di me e la zona bagno che è separata. Quindi abbiamo un lavandino, incredibile, stupendo lavandino con uno specchio grande che è molto raro, in quanto di solito nelle case giapponesi gli specchi arrivano a questa altezza e io che sono 1,90 non mi posso specchiare. Addirittura qua, puoi inquadrare il soffitto, posso quasi stendermi del tutto. Oddio, il soffitto lo tocco lo stesso, non sono i 2,70 m che abbiamo in Italia, però comunque posso anche stirarmi. Lavandino molto grande, tanto spazio, ma andiamo prima con la doccia o col bagno, scegli tu. Bagno. WC. Dietro questa porta doppiamente scorrevole, mi ci inserisco. Come vedete lo spazio è angusto, non moltissimo, ma comunque sufficiente. La comodità è che potete sempre lasciare la porta aperta, secondo me le gambe non vi entrano quando vi sedete. Comunque andiamo a far vedere il WC. Questo è il solito WC tecnologico giapponese che tutti conoscono, vari tastini per asciugare culetto, passerina e cose varie, insomma. Quando tirate lo scarico, guardate un po' che succede. Potete lavarvi brevemente le mani e poi qua asciugarvele. Quindi in questo modo riuscite ad ottimizzare quella dell'acqua che poi direttamente andrà a caricare il water. Ora la lasciamo aperta, perché è sempre un bel vedere e dà comunque, sembra più grande lo spazio. Ed entriamo ora nella zona doccia. Ah, facciamo un attimino che sto facendo un po' di rumore, lo devo chiudere. Qua ci sono i due tasti, queste sono la luce del bagno e questa qua invece è la ventilazione. Anche il water ne ha una a sé stante, oltre che la luce del bagno. Così se noi accendiamo la ventilazione, dovete sentirlo leggermente, viene qua. Si sente un po' la ventilazione che sta aspirando. Ora spegniamo. Ed entriamo, wow, cioè abbiamo la vasca, incredibile vasca da bagno in cui entro però con le ginocchia al mento e abbiamo però la doccia. Come vedete è quasi alla mia altezza, questo vuol dire che posso tranquillamente lavarmi, devo solo un attimino far così, ma è veramente comodo. Sono stato in tantissimi hotel in Giappone, anche appartamenti ho avuto la fortuna di visitare e il problema era sempre uno, che qui mediamente l'altezza poi era questa qui, quindi era ancora più scomodo. Questo qua a confronto mi sembra alto. Vabbè, abbiamo un po' di robine, saponi, schiume, eccetera, molto comodo per docce e bagnetti. Ora proseguiamo con il resto Dolce bagnetti. della casa, qua abbiamo la cucina. Qui c'è il comodissimo forno a microonde in cui scaldare tutte le peggio schifezze del combini. Qua abbiamo Però devi spiegare cos'è il combini. combini market aperto H24 7 su 7. Qua abbiamo un unico fornello, di solito ne hanno due, quindi in realtà uno
Va benissimo, 1/2. Qua abbiamo sotto i vari cestini per la spazzatura. E qua ci sono invece bicchieri e tazze. Sotto forchette, bacchette, eccetera. Come vedete abbiamo mangiato molto a casa. E qua tutti i piatti, che in realtà sono molto bellini. Qualità giapponese. Made in Taiwan. Però comunque qualità giapponese. Qui abbiamo le padelle fatte apposta. Eccole qui, molto belline per questo piano cottura. E i vari utensili, scotex, eccetera. Questo è finto, perché è la cappa ovviamente, che qua la ventilazione è qui, quindi si accende la ventilazione e qua la luce aspira questa cappa qua. Qua non c'è niente, non è apribile perché è da sostegno. Quindi avanziamo con bollitore e tutto il resto che può servire una cucina. La cosa più importante, mi stavo quasi per dimenticare, il frigo. Questo scomparto molto comodo, che ora contiene Yakult, in cui è impossibile senza partire con la giornata, Kit Kat deliziosi, banane, un eclair avanzato e l'Aquarius, da cui sto sviluppando una piccolissima dipendenza. Qua altri cassetti vari per cose comode, qui le mie medicine per lo stomaco incredibili giapponesi, che sono fortissime. Poi vabbè, portafoglio, borraccia, acquisti Pokémon Center, zaino e arriviamo alla zona notte. La zona notte che in realtà si compone in due spazi, perché abbiamo zona notte, zona living, zona lavoro, tutto in un unico grande spazio che però possiamo spacchettare insieme. Abbiamo un televisore, molto bellino, e qui il condizionatore nascosto, parietale, bello davvero, con questo intercapedine. E da qua possiamo estrarre, per guardare la TV, un poggia piedi o culo e un altro seduta. Noi questo spazio l'abbiamo usato per nascondere le valigie e fare in modo che non siano in mezzo ai piedi, che comunque ci sta. Ok, li abbasso qua, le fasce per le ginocchia e procediamo qui con la zona, potremmo chiamare vanity setup o qualcosa del genere. In questo caso qua è la zona di Lucilla, come potete vedere, perché rivela uno specchio. Incredibile, incredibile, visto che il bagno appunto è uno, anche se uno ci si può chiudere nelle varie zone. Però qua c'è uno specchio molto comodo. Arriviamo finalmente alla zona notte. Ti chiedo di venire qui, così da inquadrarla per bene. Eccola qui. Veramente, veramente enorme. Perché questa scelta di avere una zona notte immensa e incredibile? Perché sono molto lungo, nel senso alto. 1,90 m, nei letti giapponesi che sono mediamente 1,80 m, 1,90 m, se va davvero bene, sto scomodissimo. Era essenziale quindi poter dormire almeno in diagonale. In realtà la fortuna ha voluto che questi letti sono grandi, io a casa ne ho uno personalizzato 210 così che dormo preciso. Era impossibile averne uno 210 in Giappone, però in questo modo se mi metto in diagonale vedete, entro benissimo. Ognuno ha il suo letto, ma poi sono molto vicini, quindi come se fosse un enorme letto gigante. In mezzo ci sono tutte le luci dimmerabili, vi mostro al volo. Ecco qui, vedete, da qua avete il controllo completo su tutta la casa in realtà. Potete accendere e spegnere tutto direttamente da qui, che è molto comodo. C'è anche il tastino per fare prima. Quindi veramente una bomba con le varie prese USB e via dicendo. Ora ci spostiamo a quest'altra parte, perché abbiamo, oltre al purificatore d'aria mai adoperato, un altro televisore. Perché ne sentivamo il bisogno? Assolutamente no. Però la cosa bella è che questo televisore si può nascondere. Ed ecco qua che la TV non c'è più e qua potete mettere vari oggettini, varie cose e diventa un portarobe generico. Non utilizzato, ma avere spazio in più fa sempre comodo. Eccoci qua invece nella zona postazione, lavoro, studio. Comodamente seduto nella zona lavoro. Qua, oh, un pelucchio. Con l'iPad posso star qui. Eccoci qui. Questo è il mio angolo preferito della casa, è quello che vedo appena mi alzo, ed è molto bello, ma venite ancora qui con me. Abbiamo anche delle sedie per gli ospiti e qua dietro c'è il delirio più totale, ci abbiamo nascosto dentro di tutto, quindi non vi faccio vedere questo lato, ma questo qui in realtà contiene semplicemente piumoni aggiuntivi e cuscini aggiuntivi per il letto. E ora so che tutti, per concludere, siete curiosi della vista che c'è dietro questa porta. Ma come nel 99% delle case che stanno in grandi città giapponesi, qua non siamo a Tokyo, ma Kyoto è pur sempre una metropoli, abbiamo la vista case. Quindi ve la faccio vedere. Eccoci qua. Vista condizionatore, vista case
E avendo l'asciugatrice neanche dobbiamo usare questa parte fuori per asciugare i panni, quindi proprio è solo per la vista. Questo è il corridoio con gli altri appartamenti e qua dentro ci sono lavatrice e asciugatrice. In realtà la maggior parte del tempo sta chiuso perché comunque fa una bella luce soffusa. Abbiamo una piccola stradina che passa sotto, quindi non c'è neanche casino delle macchine, niente di niente. Siamo a 10 minuti a piedi dalla metro oppure 30 minuti a piedi dalla stazione. Questo era il tour del nostro mini appartamento, mini casa, residence, come vogliamo chiamarlo, in Giappone. Anche perché non so esattamente come sia definito in italiano questo posto, però insomma non è un hotel, non ha una colazione, non ha un servizio di pulizia in camera. Semplicemente puoi avere degli asciugamani, una volta a settimana ti sistemano la camera, quindi è una sorta proprio di residence, lo chiamerei io, però non so qual è il termine più adatto. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, che aiuta sempre moltissimo, e noi ci vediamo sempre qua sul canale al prossimo video dal Giappone.